allora abbiamo parlato di due premi, abbiamo parlato con il vincitore del primo premio, quello appunto per il gruppo più numeroso che ha portato 61 persone alla Marcia delle Valli Valdesi, e poi c'era un altro premio, quello per il primo iscritto, e l'ha vinto Daniele che è in... 8 secondi? 20-25 secondi. 20-25 secondi è stato il primo iscritto. Allora ti chiedo, ma eri lì ad aspettare al computer che aprissero le iscrizioni? Oppure così è stato casuale, ti è comparso nel momento giusto e sei riuscito a portarti anche tu la toma, no? Sì, devo dire la verità, ero lì ad aspettare il secondo spaccato che si aprissero le iscrizioni e sono stato fortunato, un po' più veloce, ecco, però lì ad attendere. Verrebbe da chiederci cosa hai fatto in questi 20 secondi allora, i 20 secondi che sono intercorsi. Fatto sta che ti porti a casa questo premio, immagino che però, ecco, sì, un po' appunto aspetti, un po' però queste occasioni capitano a chi frequenta, no? Un certo ambiente, no? Dove c'è uno scambio vero e proprio di questo tipo di esperienze, guarda che c'è questo, guarda che c'è quella manifestazione, e si lega alla tua passione, no? per il camminare in montagna. Sì. Da dove nasce e come la vivi? Riesci a dedicare, ecco, del tempo a questa attività? Nasce da piccolo, io le vacanze le facevo da piccolo in montagna anziché al mare, e da lì facevo lunghe passeggiate, e mio padre ha origini venete, quindi iniziavo da lì e ho portato avanti questa passione per sempre. Quando si riesce con trekking in giornata, oppure anche di più giorni, c'è stata occasione anche di fare qualche trekking di più giorni. Molto, ecco, bella. Innanzitutto tu dove vivi normalmente? Vivi in un contesto cittadino oppure più spostato verso già le montagne? Attualmente faccio proprio metà e metà, perché abito vicino a Milano, però ho la compagna che abita vicino Pinerolo, quindi più di metà del tempo lo passo qua, insomma, in questo contesto, ed è proprio dalla mia compagna e suo padre che hanno partecipato l'anno scorso a questo evento, me ne hanno parlato molto bene, è un'occasione per conoscere il territorio e quindi sono iscritto molto, molto volentieri con loro, ovviamente. Ecco, come descriveresti l'ambiente questo ambiente, no? Che poi, insomma, in cui si condivide questa passione del camminare, ci si ritrova, c'è proprio una vera e propria, in questo caso quasi una festa di paese. Come descriveresti questo clima a chi non ha mai partecipato a una cosa del genere? Mi verrebbe da dire un clima familiare, perché comunque siamo tutti camminatori, quindi c'è una sorta di comunità che ci si aiuta, ci si saluta, e poi lo ritengo sia un posto, la parola che mi viene in mente è genuino, quindi persone vere, cibo buono, buon vino, persone che hanno sempre un sorriso, quindi proprio c'è un clima genuino, si respira quest'aria. Ecco, ti è capitato di stringere magari delle relazioni, delle amicizie proprio attraverso momenti come questo? Sì, sicuramente. Oggi in particolare, camminavo con la mia compagna, suo padre, alcuni amici, quindi eravamo un po' più nel nostro gruppo, però in altre situazioni ho stretto tantissime amicizie che ancora porto avanti. Ecco, sì. Forse il prossimo anno potreste puntare anche al doppio premio, primo iscritto più gruppo più numeroso, e fate l'unplanner. Ci proveremo sicuramente. È la sfida del prossimo anno. Invece, guardando un po' più vicino, qual è il prossimo appuntamento a cui parteciperai? Qual è la prossima camminata che hai in calendario? La prossima, ci siamo iscritti proprio recentemente, più che camminata è una corsa non competitiva, però a Superga, quindi a Superga Run, quindi sarà una corsa a 5 km in salita. Si tratta sempre comunque di condividere una passione, che sia di cammino o di corsa, comunque... tra un mesetto, se non mi sbaglio. C'è il tempo, insomma, di recuperare, di rilassarsi, di recuperare e poi affrontare il prossimo passo. Noi ti salutiamo, Daniele, grazie per essere grazie stato a voi. Con noi, ti lasciamo tornare, insomma, alla tua compagnia, e noi chiudiamo qui questa diretta da Massello. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi un po' di quel clima di festa che proprio si respira qui nella vicino alla sala polivalente di Massello, terza edizione, ben riuscita, tanti iscritti, tanti complimenti agli organizzatori, e insomma siamo contenti di essere stati testimoni anche questa volta di questo che possiamo definire un percorso di valorizzazione turistica. Auguriamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RBE un buon proseguimento con la nostra programmazione. Ciao!